Buonasera a tutti e ben ritrovati al nostro Trading Club. Anche oggi andiamo alla ricerca delle migliori occasioni che troviamo sul mercato finanziario, sessione davvero molto ricca di argomenti, ma prima di vedere gli argomenti appunto che andremo a trattare questa sera, vi ricordo, visto che ieri non abbiamo parlato, che al di sotto di questo video, nella descrizione, trovate come ogni settimana il nostro trading report ricco di strategie sia da parte nostra che da tutti gli altri nostri coach per tutte le nostre operatività. Prendetelo, divertitevi, non sono segnali, ma sono delle proposte operative per iniziare ad apprendere un pochettino a lavorare sia con la piattaforma di Interactive Brokers, ma soprattutto anche con l'operatività che più vi piace. Arrivando invece agli argomenti che andremo insieme a toccare questa sera, sicuramente partiremo un po' da quello che è il laboratorio che andremo ad effettuare successivamente, accompagnati dal nostro Andrea Arlesano. Parleremo obbligatoriamente del taglio dei tassi di interesse, quindi della Fed. Gli ampi profitti che abbiamo ottenuto con le materie prime e andremo a dare un'occhiata un po' al portafoglio con l'azionario in beta trading. Ora lascio la parola al nostro Andrea Arnesano che così vi anticipa gli argomenti di questa sera con il laboratorio operativo. Ciao Andrea. Ciao Paolo e ben ritrovati a tutti. Esattamente, questa sera andremo a vedere in termini, diciamo, di didattici anche insieme all'intervento del nostro coach Gianluca Ranieri Bandini il tesoro delle comprate, ovvero come trasformare pochi dollari in centinaia e in situazioni come queste effettivamente questa situazione si può verificare più volte. E inoltre andremo anche a vedere come gestire le stop loss che andiamo ad inserire in situazioni estreme, come quelle di questi ultimi giorni, quindi come affrontare, diciamo, queste problematiche. Inoltre, prima di darvi l'appuntamento questa sera, volevo anche rispondere a un paio di domande che sono state messe all'interno delle nostre chat su YouTube. La prima era sull'assegnazione, cioè quando con le opzioni veniamo assegnati poi sulle azioni. E ci veniva chiesto se la Trader Workstation calcola il profitto considerando anche il premio incassato sulle put. In questo caso no. Quindi sia che si tratti di un profitto o di una perdita, non viene mai calcolato questo premio in caso di assegnazione. E la seconda domanda faceva riferimento invece a richiedere l'autorizzazione al trading per quanto riguarda le opzioni sul VIX-X con Interactive. In questo caso, nel momento in cui andate ad inserire VXX e andate a provare ad acquistare o vendere un'opzione, vi esce la possibilità di andare a sottoscrivere i dati direttamente dalla Trader Workstation. Cliccando sulla sottoscrizione dei dati, ci viene mandati sull'account management e all'interno dell'account management basta, diciamo, compilare tutti i dati e si può avere l'attivazione. Però attenzione perché ci sono delle limitazioni sui CFD, quindi se vi interessano di più, diciamo, i CFD rispetto alle opzioni su VXX, allora in quel caso dovete fare una scelta. Noi ad esempio abbiamo scelto di tenerci i CFD visto che li utilizziamo anche per altri scopi, per quanto riguarda il conto aziendale, mentre io, ad esempio, sul mio conto personale invece sono andato ad attivare le opzioni sul VXX. Quindi questo per rispondere alle domande, continuate a farle perché vedete che rispondiamo a tutti. Quindi vi do appuntamento alle 21:15 con il nostro laboratorio operativo in opzioni e adesso vado a lasciare la parola per quanto riguarda il taglio dei tassi di interesse che c'è stato oggi al nostro amministratore Nicolas. Ciao Nick. Ciao Andrea, grazie per la parola e vorrei darvi qualche perla di saggezza dovuta al fatto che faccio questo da un po' più di tempo. L'ultima volta che ci siamo sentiti abbiamo parlato un po' di monete, un po' di euro-dollaro, anche un po' di indici. Infatti se vediamo l'S&P, se la regia mi ripropone l'S&P, vi dissi che alla fine del mese i fondi di solito compravano in maniera spudorata e avrebbe tenuto un po' il mercato in quella zona là, infatti così è stato. Non mi aspettavo un rimbalzo così prepotente, ma è successo che con l'arrivo dei fondi che non sapevano quello che vi ho appena detto e cosa è successo, chi stava short si è dovuto coprire,
Poi è iniziata a girare la pessima notizia che i tassi sarebbero stati tagliati, cosa che è successo oggi, il mercato è schizzato su. Ma la ragione per la quale questa sera sono presente, ho incoraggiato ad Andrea anche a modificare un po' come noi operiamo sulle opzioni, perché qui oggi è successo qualcosa di francamente abbastanza drammatico. Il fatto che la Fed, la Banca Federale Americana, abbia abbassato i tassi di interesse di punto in bianco, così senza riunione, senza aver preavvertito nessuno, ha solamente due ragioni, perché non è una decisione intelligente, ve la spiegherò. Una, che il presidente Trump gli ha messo una pistola in bocca e ha detto: se non abbassi i tassi, ti faccio saltare il cervello. Trump è capace di fare questo tipo di cose, magari non a livello fisico, ma sicuramente a livello politico. La seconda, che loro siano entrati in panico, hanno visto il mercato scendere e hanno reagito così, di punto in bianco, facendo la cosa che a loro è sembrata più logica, ma l'impatto comunque sarà negativo ed ecco perché, se Matteo fa vedere S&P, la reazione del mercato non è stata molto buona. Anzi, è iniziato subito a scendere. Il problema dell'economia in questo momento, colpita dal coronavirus, non è un'economia che ha una mancanza di domanda, cioè la domanda che non c'è, sterile, la gente non spende, è un problema di offerta. Adesso che si è praticamente fermata la Cina, probabilmente si fermerà anche l'Europa, non arriveranno i prodotti alle industrie manifatturiere per poi generare quello che ci arriva giorno dopo giorno sulle nostre tavole, sui nostri beni di consumo in generale. Di conseguenza, cosa succederà? Il prodotto diminuirà, la domanda c'è, ci sarà un problema inflazionario, che è la peggiore cosa che si può avere in un'economia anemica. Ecco perché il mercato ha reagito inizialmente positivamente, perché ovviamente è sembrata una buona notizia, ma poi si è fermato e ha pensato quale cose forse non stanno come devono stare. Ovviamente, se voi andate a vedere la Starbucks, o che noi abbiamo sul portafoglio, che Andrea stasera modificherà un pochettino, o anche la Disney, che noi abbiamo fatto in beta ma per altre ragioni, e tutte le altre aziende che hanno bisogno di traffico umano, inevitabilmente soffriranno con o senza i tassi di interesse positivi o negativi. Anzi, a maggior ragione, questo può creare un problema ancora superiore, perché se poi la pressione inflazionaria va a diminuire ciò che noi chiamiamo disposable income in inglese, cioè i soldi che le famiglie hanno per dedicare al divertimento generale o ai piaceri della vita nostra moderna, può avere un impatto di lunga durata sicuramente molto molto più pesante, mettendo poi la Banca Federale Americana in una posizione di dover rialzare i tassi in maniera violenta. Quindi è un mercato che stiamo entrando in una fase di mercato, ci offrirà tantissime opportunità e con il mio caro amico Matteo andiamo a vedere come noi ce ne siamo approfittati, ma il mio ruolo stasera era quello di, come sempre, insegnarvi, non è la parola insegnarvi a spiegarvi un qualcosa, ad aprirvi gli occhi, perché oggi su una delle nostre testate finanziarie più importanti, non ne faccio il nome perché altrimenti mi becco un'altra denuncia, diceva cosa consigliano i gestori, come proteggere i propri risparmi, cioè gli ETF che scommettono contro il mercato, che è una sciocchezza proprio assoluta. Se uno ha posizioni long sul mercato e andarle a bilanciare con posizioni short, in teoria ha senso, ma è più intelligente uscire dalle posizioni long, tornare in contanti e rivedere poi le cose come stanno. Come spiego a volte, come ho promesso al nostro caro cliente e amico Antonio, che tra parentesi anche io è un mio compaesano, appena lui finisce il Bievro all'Alfa si fa una sessione con me e lui vedrà che io non leggo il mercato, io leggo l'uomo, cioè gli uomini che lo compongono, che fanno anche, che si comportano in maniera irrazionale. Morale della storia: adesso entriamo in una fase di mercato dove ci sarà un tira e molla. La cosa più interessante, chiedo scusa, io sono un fumatore, ecco perché parlo così. La cosa più preoccupante del mercato è che il petrolio sembra,
sempre entrato in quella zona dei 40-50 che vi dissi a inizio anno, che è la zona degli speculatori. E questa è la zona peggiore che possa essere, perché adesso l'OPEC vorrebbe abbassare la produzione, ma ancora non ha senso quello che loro cercano di fare. È un'operazione quasi infantile. Ah, tu non lo vuoi, ti abbasso la produzione. Andranno a colpire l'economia ancora di più. In altre parole, cosa che voi vedete nelle prossime settimane, io e Matteo, già leccandoci i baffi alla cosa, ci siamo messi ad aspettare l'evento. Quello che voglio dirvi è che adesso il mercato aprirà delle bellissime opportunità, ma ecco perché incoraggio voi a comportarsi in maniera attendista. Aspettiamo l'evento. Siamo gli ultimi ad entrare, prendiamoci quello che dobbiamo prenderci e proteggiamo il nostro capitale. Guadagniamo senza esporci a pressioni mentali o alcuni tipi di stress, perché questo è un mercato che può portare alla distruzione della gente. Ecco perché quando voi vedete questi rimbalzi, sono rimbalzi così aggressivi, è un mercato che sta andando quasi in una situazione di panico. Pensate agli uomini, non al mercato in se stesso. E noi ce ne possiamo approfittare. Tra le altre cose, ne abbiamo parlato anche del beta trading ieri. Il nostro ruolo sarà di insegnarvi in maniera molto tranquilla, quasi animica, di aspettare ai bordi del campo prima di prendere una decisione e poi entrare quando già i giochi sono fatti. Così siamo gli ultimi ad entrare e possibilmente anche i primi ad uscire. A entrare in mercati così, sia long sia short, non è una buona cosa, perché comunque sia il mercato adesso sarà molto colpito da questi sentimenti di panico che i stessi nostri governi stanno iniettando. Voi avete visto l'Europa non sta reagendo bene al coronavirus, l'Italia non ne parliamo proprio. Inevitabilmente questo avrà un impatto di medio-lungo termine su come il mercato percepirà il futuro. Vi rammento una cosa: il mercato non pensa mai a ciò che succederà domani. Pensa sempre a ciò che può succedere l'anno prossimo. Ecco perché il taglio dei tassi di interesse adesso non preoccupa, magari può sembrare anche una bella notizia, ma l'anno successivo, quando le cose si calmeranno un pochettino e prima o poi si dovranno calmare, una pressione inflazionaria può essere estremamente preoccupante in un'economia mondiale che già sta soffrendo di per sé. Se Matteo adesso vuol far vedere come ci siamo comportati, questa volta la canto io perché voglio comunque fare un complimento a tutti i ragazzi di Alpha for All che comunque sia vi mettono un conto reale, soldi veri davanti, indipendentemente da cosa il mercato faccia e come tutti gli anni faremo vedere i risultati. Visto che l'Italia sta attraversando un momento di, come lo possiamo definire, Matteo, che stiamo un po' giù, vi portiamo noi di buon umore e vi facciamo vedere che in mercati così, senza stressarci più di tanto, davanti a voi qualche soldo a casa lo portiamo, giusto Matteo? Assolutamente, assolutamente. Nonostante siamo forse noi nella zona peggiore d'Italia, portiamo qualche sorriso in più sulle vostre Ai bocche, nostri sembra. investitori. Dai, 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 fammi vedere qualcosa di dolce, Matteo, voglio qualcosa di dolce. Ecco qua, c'è anche lo zucchero tra l'altro, quindi massima dolcezza, ma anche il cacao, quindi non solo di nome, ma anche di fatto questi profitti hanno veramente tanta, tanta dolcezza. Abbiamo aspettato un poco a prenderli perché abbiamo cercato di sfruttare il più possibile dei rientri di prezzo ed è un po' quello che diceva Nick qualche minuto fa. La crisi, ma l'abbiamo detto anche in cinese all'interno di queste sessioni su YouTube all'inizio dell'anno, che sia un pericolo ma è anche un'opportunità. E adesso più siamo liquidi, più possiamo metterci alla finestra, aspettare che la preda passa e colpirla. Si soffre meno, si lavora meglio e quando la volatilità aumenta, come in questi periodi, magari i portafogli di lungo termine è ovvio che bisogna andare un po' più in difesa ed è un po' più complicato, ma nel trading sono momenti per me non di paura, ma di opportunità, Scusa Matteo, chiaramente con la giusta prudenza che dicevamo. ti interrompo un attimino. Io sono una dedica per Alessandro, Alex si fa chiamare lui, che è un romano che apparentemente ha anche una divisa addosso, nel senso che rappresenta il nostro governo,
che ci ha bombardato di critiche una volta. E io ci ho parlato con questo Alex, sai, ci siamo anche, a me ha anche affascinato il ragazzo. Fai vedere al buon Alessandro quanto avrebbero marginato 8 contratti sul cacao, per piacere. Cioè, tu vai sul CC, schiaccia la parte destra, fai finta di chiudere i 4, per piacere, chiudi, MKT, anteprima, così Alessandro si mangia la propria lingua. Vero Alessandro, se mi stai ascoltando? Ma Eccolo qua. spero che, guarda, 500 dollari. No, sono sterline, voglio pure tu, Hai non ragione, hai sono ragione. 700 dollari, quindi un Hai conto da ragione. 5.000 euro potrebbe tranquillamente fare 4 contratti di cacao, incassare bah, la metà di 8 sarebbero 2.500, giusto se la memoria non mi 2.600, perché su quei 4 stiamo guadagnando 2.600. Praticamente un bello stipendio da gennaio, febbraio, marzo, stiamo fine marzo, inizio di marzo, non mi ricordo adesso che manco che in che tempi siamo, e vi fa capire come stiamo esasperati qua a casa mia. Qua perdiamo il senso dello spazio e del tempo. Ormai Sì, siamo in quarantena in 10 giorni, quindi ti capisco. io sto praticamente in galera. Mia figlia mi sta facendo praticamente impazzire, ma nonostante questo, qualche sollazzo dal mercato, ragazzi, arriva sempre. E questo è niente, Assolutamente. perché sullo ZM abbiamo fatto soldi. Sullo zucchero abbiamo chiuso un contratto. Fai vedere ad Alessandro. Ah, questo a Matteo Caro, questo è il nostro appuntamento trimestrale. Te, Alessandro, guarda di questo. Fagli vedere l'epilogo. Qua abbiamo fatto un po' più di contratti del normale, ma a chi ci ha seguito l'anno scorso abbiamo spiegato questa posizione, come si suol dire, dentro e fuori. Mercoledì Matteo, come al solito, con la sua grande semplicità e precisione, ve la spiegherà, così voi sapete cosa fare con l'arbitraggio volumetrico e approfittarvi anche voi di un trade che sembra rischioso, fatto in 24 ore, dove noi senza problemi ci siamo portati a casa altri 8.000 dollari. No, 8.400, perché 400 dollari pure sono soldi. Quindi volevo far vedere anche sul beta che, con tutto il rispetto per il nostro Paolo, non è stato tanto preciso. Sì, è vero che il portafoglio sta soffrendo il 2,5%, ma dall'inizio dell'anno, come chi ci sta seguendo assiduamente sul beta, già abbiamo portato a casa, se Matteo mi permette di far vedere la slide. Lo faccio vedere subito. Ci tenevo Io Nick ad aggiungere solo. adesso ti giro la palla a te e voglio comunque fare i complimenti a tutti quanti voi. Una cosa che secondo me non venite gratificati abbastanza è che il coraggio che voi avete nel far vedere, nonostante i mercati salgono e scendano, ciò che noi facciamo tutte le sere in diretta con soldi veri. Così voi imparate, perché se io dico, io ti insegno a fare una cosa e non la so fare io in prima persona, secondo me sono un furfante. Noi ve la facciamo prima vedere e poi ve la spieghiamo. Così poi, così come è successo sul KZV, che io prego che i nostri cari clienti se ne sono approfittati, perché l'anno scorso è stato praticamente un evento trimestrale, mi fate veramente grandi soddisfazioni. Questo è ciò che noi abbiamo fatto sul beta, cioè già incassato adesso, e vi posso garantire a chi non lo segue ne verranno altri di profitti. Così come facciamo sullo spread, senza stressarci in nessun modo. Matteo, adesso ti rigiro la parola, vi faccio comunque i complimenti a tutti quanti, che comunque siete sempre vicini alla vostra clientela. Io spero che Alessandro questa chiacchierata se l'è ricordata, così ti manda un altro email di ringraziamento, come ha fatto l'ultima volta. Che dici, Matteo? Assolutamente sì, ma ringrazio te del bellissimo intervento perché non vogliamo neanche far passare sotto piano quello che abbiamo detto prima sui tassi di interesse, cosa importantissima, ma giorno dopo giorno la vivremo insieme e vi faremo sempre di più capire come comportarsi. Ringrazio anch'io te, Nick, per l'esperienza che ci porti sempre e per il valore aggiunto che chiaramente ci dai. Ad Alessandro invece mando un abbraccio perché poi c'è stato un bellissimo chiarimento. È una persona molto in gamba che secondo me può fare anche molto bene in questo Ma settore. lo farà perché lui, essendo un militare, caro Matteo, e questo non lo sa, è già dotato della dote più importante, che è la disciplina. Il Esatto, problema è che, esatto. così come tutti quanti voi, datevi tempo per imparare e assorbire. Ecco perché il Trading Club lo facciamo centellinato. Non è una cosa che uno può spiegare una cosa così, cosa è successo con i tassi di interesse. Dovete vederli in azione, i campioni, per capire se sono campioni o dei deficienti.
È un evento più unico che raro. Noi da questo evento, signori, ci faremo un altro 10% per fine anno. Questo è senza discussione. Ovviamente, chi ci viene a vedere e si aspetta dopo un mese di diventare bravo, non è il mondo che fa per lui, perché se io voglio diventare un avvocato in un fine settimana, evidentemente mi dovrebbero ricoverare in una casa di manicomi. Comunque sia, basta baragarsi interesse, parliamo di soldoni. Matteo, mi raccomando, domani sera sul KZV fai vedere la magia della razionalità, più che altro, così la prossima volta anche loro sapranno come farlo, visto che ormai è la quarta volta che l'abbiamo fatto negli ultimi 6 mesi, non sbaglio. È una tradizione Sì, ormai. è un evento quasi, quasi romantico. Infatti a Matteo dico, quando è il prossimo evento? Giovedì. Lo metti in agenda per piacere, perché dobbiamo sentirci, è diventato quasi un qualcosa di dire giovedì a quell'ora ci dobbiamo sentire, così facciamo il nostro piccolo trade, ci portiamo un altro piccolo stipendio a casa, perché tutto è proporzionale ovviamente rispetto a questo conto, ognuno sui propri conti fa quello che pensa opportuno e chiaramente a fine anno tutte queste piccole cose si tramutano nel profitto che voi avete visto, che noi abbiamo pubblicato dicembre 2021. Dicembre 2000, no, 2019, dicembre 2018, dicembre 2017, dicembre 2016 e così via da quando abbiamo iniziato. Matteo, ti giro la linea e comunque sia, questo è un mercato da starsi attenti, quindi aspettate l'evento e poi intervenire. Non vi fate tirare dentro perché veramente ne possono succedere le belle. Vi auguro una buona serata a tutti. Matteo, ti passo la linea. Grazie mille, Nick. Alla prossima. Qualche battuta finale, qualche precisazione e poi ci salutiamo per il laboratorio sulle opzioni. Questa tabella che vedete è appunto il riassunto del portafoglio che sta gestendo Paolo nella beta trading. Chiaramente è un'immaginetta che vuol dire tutto e niente, ma noi tutte queste operazioni le mettiamo in campo in diretta, in tempo reale e poi lui le va a spiegare nel suo laboratorio. Quindi non può esserci trucco, non può esserci inganno perché la registrazione dimostra ancora più di una tabellina o di un report che può essere taroccato facilmente l'attendibilità dei nostri risultati. E come diceva Nicolas, poi dicembre dopo dicembre, ma semestre dopo semestre, vi dimostriamo un po' quello che è possibile ottenere. Un'operatività bellissima che, tra l'altro, in momenti come questo, può pagare davvero il doppio. Come avete visto, profitti anche molto interessanti stiamo portando a casa a livello di commodities, perché tutto questo sbandamento, come avete visto, ha creato anche una discesa su molte materie prime, petrolio in primis, ma un po' a 360 gradi. Poi anche lì c'è qualche tentativo di rimbalzo, però sicuramente poca roba rispetto alle discese. Essendo noi posizionati più in quella direzione, chiaramente ne stiamo beneficiando. Quindi abbiamo portato a casa oltre 5.000 dollari per quel che riguarda il cacao, ma ce ne sono ancora diversi da poter massimizzare e portare a casa. Tra l'altro, il cacao, secondo me, potrà offrire altre interessanti opportunità, un po' adesso, un po' nel corso dell'anno, e domani sera incominciamo a vederle insieme. Le altre si stanno comportando bene, come avete visto ieri. Abbiamo realizzato un profitto su uno dei due contratti che avevamo sullo zucchero. Poi profitto veramente importante se consideriamo il capitale investito e il tempo impiegato, perché questa è un'operazione che abbiamo messo in campo, come diceva Nicolas, tra mercoledì e giovedì, quindi neanche una settimana e l'abbiamo realizzata. Ne parlerò sicuramente meglio nella sessione di domani, per farvi capire anche a voi, a tutti quanti, come approfittarvi un po' di queste situazioni. Queste sono le posizioni che abbiamo parzialmente chiuso, quindi cacao e zucchero, mentre abbiamo chiuso totalmente questa, come diceva Nicolas, il nostro appuntamento romantico di ogni trimestre, vi vogliamo far capire in che cosa consiste, come potete sfruttare l'effetto scadenza, che non è una cosa solo chiusa nel discorso del commodity spread o delle materie prime, ma riguarda più parti di investimento, quindi
sarà qualcosa di molto interessante per tutti. Tra l'altro, cercate sempre, come ha detto Paolo, di tenere sotto controllo il nostro trading report, perché alcune di queste strategie qui vengono proposte, ma non con l'idea che una persona copia, guadagna ed è felice, ma che prende ispirazione, capisce e diventa sempre più con il tempo indipendente. È quello il vero valore aggiunto che vi vogliamo portare. Concludendo, domani parleremo anche della soia. Perché sta salendo un poco questo spread, ma nel lungo termine c'è una stagionalità molto ribassista e io penso che magari nel breve la soia possa anche avere qualche performance positiva per assurdo, ma poi con tutta la situazione coronavirus e gli acri che verranno coltivati negli Stati Uniti ne possiamo vedere delle belle, ma sicuramente domani vi spiego meglio un po' anche tutti questi aspetti. Inoltre, potete, come avete capito, seguirci su YouTube e conoscere una parte limitata, diciamo, delle nostre tecniche, avere sì un'idea, abbastanza interessante, ma se poi volete diventare indipendenti, vi aspettiamo nei laboratori. Ma può essere che qualcuno di voi, vuole dedicare delle sessioni ben specifiche con, noi trader e, sempre di più vi mettiamo a disposizione anche questa possibilità. Appunto con delle coaching personalizzate che sì, possono essere svolte con noi trader, ma anche su diversi fronti, a livello fiscale, a livello legale, ma anche a livello, chiamiamolo, comportamentale, a livello emotivo, con Behavior Alpha, perché come abbiamo capito anche prima, i mercati non sono formula matematica, i mercati sono persone, emozioni e quindi oltre alle reazioni che ha, sono anche le nostre stesse reazioni che dobbiamo tenere sotto controllo. In più, all'interno di questa pagina trovate la possibilità adesso di prendere anche una coaching con il nostro trader di riferimento per l'operatività intraday Lorenzo Danari e quindi avere un aiuto veramente importante da un professionista e avercelo un po' come di fianco nel proprio ufficio di casa che vi spiega e vi aiuta in tutte queste dinamiche. Al momento io non ho null'altro da aggiungere se non ricordarvi l'appuntamento di questa sera, annunciato anche prima dal nostro Andrea, ci parlerà sempre delle opzioni chiaramente, ma una chicca interessante, il tesoro delle comprate, che già spesso in passato si è rivelato veramente fonte di rendimenti a doppia cifra. Grazie ancora per essere stati con noi, per tutti gli altri aggiornamenti di questo tipo, domani alle 20:45. Un abbraccio, a presto.